Tutti in campo per Cuore Amico, anche il sindaco Paolo Perrone e l'assessore alle politiche giovanili Alessandro Dell'Inoci. Il campetto da calcio dell'Istituto Marcellina ha ospitato l'iniziativa nata nel 2012 da un'idea dei giovani dell'Associazione Giovanile Culturale Carpe Diem e del presidente Giorgio Pala. Una bella iniziativa per me, la possibilità di riprendere a giocare a calcio è da un po' che non calco campi. Poi il piacere di giocare con questi ragazzi, soprattutto diciamo con la finalità di dare un contributo di natura sociale. Sport e solidarietà sono un binomio vincente e soprattutto un plotone di ragazzi che oggi ci fa scendere in campo, ci fa fare un po' di attività sportiva e divertendoci raccogliamo un po' di soldi tutti insieme per Cuore Amico. Questo incontro di sport e beneficenza è giunto alla terza edizione. Come sempre sono scese in campo quattro squadre formate da giovani politici ed esponenti della società civile. Diamo un calcio all'indifferenza. Con questo slogan sono state raccolte anche quest'anno, tra una partita e l'altra, delle somme da destinare interamente alla Onlus Cuore Amico. Per fortuna noi siamo dei giovani molto vicini alle istituzioni politiche e devo dire con una vicinanza reciproca, perché anche loro sono sempre presenti alle nostre iniziative. Siamo giunti nel 2015 alla terza edizione di questo torneo che unisce lo sport, quindi una sana partita di calcio, a dei valori ancora più importanti come la beneficenza. Ogni anno come associazione Carpe Diem Lecce cerchiamo di, tramite una serie di eventi, di iniziative, di fare beneficenza. Questo è il secondo torneo di calcetto che organizziamo con l'associazione Cuore Amico, con questa Onlus che è molto sentita nel nostro territorio. Abbiamo organizzato quattro squadre tra giovani, istituzioni nel territorio e società civile. L'obiettivo è sicuramente non soltanto di fare una raccolta fondi per Cuore Amico, ma anche cercare di sensibilizzare la mia generazione, i giovani, a delle tematiche sociali importanti.